Ciao a tutti ragazzi, sono Kerren e come avevo promesso un video al giorno leva il medico di torno. Il video di oggi sarà due pull sul Dream Festival, quindi assolutamente non ci facciamo mancare niente. Due pull sul Dream Festival e 10 ticket SSR, quindi le possibilità che sia un video totalmente vuoto, un video andato a male, non ci sono, perché ci sono i ticket SSR, quindi delle gioie li devono dare per forza, e ci sono due pull Dream Festival in cui speriamo nel miracolo finale. Da premettere che sono appena tornato da una semi cena aziendale in cui ho bevuto più vino che acqua, quindi al momento sto un attimo soffrendo. E mi sono messo la mia camicia fortunata per i pull, perché la mia camicia fortunata per i pull è o questa colore verde. Quindi quando non mi metto una di queste due, per me i pull vanno sempre male. Anche se ultimamente comunque stanno andando male lo stesso, però vabbè, sciacqua rosa, viva Agnese, sappiamo benissimo come funziona il tutto. Che ho abbassato un attimo l'audio senza farlo apposta. Perfetto, prima di andare a pullare, a fare questi tre pull, perché è un'estrazione da 10 SSR e poi ci sono due pull Dream Festival in cui possono essere anche due pull vuoti. La Madonna ci accompagna, ormai ho imparato che tutto può succedere. Diciamo, mi volevo un attimo soffermare su quello che sarà il banner che uscirà domani. Il banner che uscirà domani, anche se il computer non mi vuole aiutare, il banner che uscirà domani sarà un altro banner, purtroppo sempre a tema giapponese. Devo dire la verità, il disegno, l'artwork, per come è disegnato questo Ken Wakashimazu è una cosa fantastica, fantastica. E soprattutto non sono assolutissimamente contro al fatto che siano personaggi delle medie, anche perché la K-Lab deve tirare la carrettella e allungare il brodo in qualche modo, quindi è giustissimo che ci siano anche i personaggi delle medie, tanto tra personaggi medie non cambia un cazzo, cambia solo l'artwork. Alla fine in campo teniamo anche i quarantenni come Roberto, posso avere anche un portiere che ha 13 anni, non me ne frega assolutissimamente niente di niente. L'artwork di Ken è stupendo, il problema in sé, il problema di circostanza è che anche se i personaggi non li posso ancora giudicare perché non sono uscite le statistiche in sé, le statistiche reali, quindi sapere benissimo come sono, tralasciando il fatto che Ken verde, Gito rosso e Nitta blu, che magari andrà a contrastare il Dream Festival, non è sicuro ma è probabile. Il discorso è che anche stavolta la K-Lab, al posto di pensare a una community intera, sta ancora pensando a chi gioca solo giapponese. Quindi tu mi butti 10.000 versioni di un personaggio che ha fatto le elementari, le medie, le superiori, ha viaggiato, ha fatto, ha detto eccetera eccetera, ma me le butti solo giapponesi. Mi puoi fare anche tre versioni del Kaiser Under 16, nessuno ci rimane male. Perché solo giapponesi? Cioè anche tutti gli altri personaggi del mondo di Holly e Benji hanno fatto qualcosa prima della loro apparizione. Fatemi il Kaiser versione Hamburgo, sono più contento, almeno cambio, almeno c'ho un altro personaggio che non sia per forza giapponese. Invece così, parlando anche per una persona che attualmente sta giocando come Fresh, così vengo automaticamente impostato che io devo giocare solo le giapponesi per forza. Perché tanto qualsiasi estrazione che c'è, escono i giapponesi con la pala, non ci fai niente. Cioè tanto che vale che ti rassegni e dici, se io devo giocare a questo gioco devo giocare giapponese. Nel caso in cui tu non voglia giocare giapponese, ma quindi voglia giocare un'altra nazionalità, devi shoppare veramente come un cavallo, perché i personaggi che non sono giapponesi sono realmente, si quotano sulla punta delle dita. Quindi automaticamente, avendo solo quelli e non avendo ricambi, automaticamente ti porta che devi per forza prendere quel personaggio. Non è detto che esca quel personaggio dai vari pull, quindi puoi tranquillamente sfigare, ma puoi tranquillamente sfigare come un cavallo nero, e quindi automaticamente o shoppi come un, non lo so, come un sultano, o shoppi come un cavallo nero, o altrimenti ti trovi automaticamente che c'hai una squadra che si butta più verso la Jap che verso un'europea, una sudamericana. E quindi siamo sempre fermi là, sempre al solito discorso.
Il tempo passa, la ruota gira, ma la Lucky Lab rimane sempre impuntata in ogni giro sui giapponesi, cosa che a me non piace, non riesco a farmela scendere giù. Ora, chi di voi sta per commentarmi giù, ma il gioco si chiama Captain Tsubasa? Evitatevelo, cioè se dovete commentarmi una cosa del genere senza senso, ragazzi, ci sono 10.000 canali oltre il mio, c'è il canale di Andrea Baldini, c'è il canale il Bard, ci sono 10.000 canali internazionali, andate di là e andate a scrivere questa stronzata che per me non significa niente, andate di là e andate a scrivere questo. So che può sembrare rude, ma io non sono mai stato gentile, sono sempre stato un pochino diciamo quella persona un pochino fuori dagli schemi. Non voglio essere rude, ma l'anime, come il gioco, anche le varie versioni del gioco che sono state, diciamo che sono uscite nel tempo, sia per NES che per PlayStation, ci fanno vedere 10.000 giocatori diversi in varie nazionalità. E qui questo vi fa capire che ci sono molti più giocatori, non Jap che Jap, ma comunque la Lucky Lab attualmente non vuole proprio andare avanti, non vuole introdurre in nessuna maniera nessun altro personaggio che non sia giapponese. Quando viene introdotto un nuovo personaggio che non sia giapponese, viene introdotto con statistico P della Madosca, che quindi devi andare a pullare l'anima per averlo. Esempio pratico è stato Roberto. Quindi a me questa cosa non piace, io odio questo sistema. Speravo, come in tanti andavano a dire, che magari venerdì ci sarebbe stato un Banner World Cup europeo, tedesco, quel che sia. Ma la Lucky Lab ancora una volta ha preferito dare priorità ai giapponesi che dare priorità diciamo, al gioco in sé, perché il gioco attualmente non ha bisogno di altri giapponesi, ma ha bisogno di altri personaggi, che siano anche personaggi che già sono usciti, ma non Jap in altri colori e in altre nazionalità. Vi basta pensare che sempre il mio personaggio preferito, Brian, come versione blu, esiste una sola. Una. Paragonato al fatto che i giapponesi hanno 7 versioni per ogni colore, ciò vi fa capire che c'è qualcosa che non va. Ora magari sarà il vino che mi sta un po' stordendo e non mi ricordo bene il numero in sé, ma comunque più o meno la teoria è quella. Parlando anche del fatto, ad esempio, che di Santana, esempio Santana, un altro dei miei personaggi favoriti, esistono solo due versioni usabili e sono tutte e due versioni World Cup e sono tutte e due versioni inutili. Servono solo per il bonus di squadra. A differenza dei giapponesi, che praticamente hanno le loro versioni che magari danno dei potenziamenti, ma allo stesso tempo sono anche utili in campo, cosa che non è così per le altre nazionalità. Quindi io mi sto trovando assolutamente in una disparità di personaggi tra giapponesi, europei e sudamericani, ma soprattutto di utilità. L'utilità è la cosa più importante. Quindi, oltre ad avere una minoranza di personaggi di altre nazionalità, abbiamo anche una minoranza nell'utilità. E questo esempio ve lo porto tranquillamente con Santana, o altrimenti con personaggi che hanno dato la super solidarietà sudamericana, tipo Casagrande, che non serve una merita sega, non serve assolutissimamente a niente di niente. Ma comunque è lì e serve se vuoi fare una super solidarietà sudamericana, che ora non si può neanche più prendere. Però dico, per quando c'era, hanno fatto questo personaggio inutile, su tutta la scaletta inutile, ma l'hanno fatto. Quindi io mi trovo in totale disaccordo con quello che stanno facendo, con l'idea gestionale che la Club porta avanti, ma ahimè non sta a me scegliere, io sono un povero utente e quindi sto alle loro decisioni come ci stiamo un pochino tutti. Ora, andando nel clou del clou, ci andiamo a sparare 10 ticket SSR. Ci andiamo a sparare 10 ticket SSR perché, essendo un account nuovo, ho una lacuna di personaggi. Freccia arcobaleno. Ve possono ammazzare. A voi vi devono ammazzare. Freccia arcobaleno sui ticket SSR. Cioè, ma. No, io non ho parole. Cioè, boh. Ma com'è possibile? Cioè, ma dove? Ma in quale paese? Ma perché? Ma voglio capire perché? Vabbè, comunque, sperando che non mi escano doppioni, Xeid Tsubasa!
No, comunque questa è stata una trashata, questa è stata una trashata proprio K-Lab Trash, una delle solite stronzate K-Lab, che... Boh. Senza parole. Prima carta, Bunnac, hanno uno che non serve a nulla, però può servire a passare il blocco alla sua versione Dream Festival che non utilizzo ma che può servire. Quindi per l'amor di Dio non ne do più, né lo teniamo, grazie. Nitta, non serve a un cazzo, ma è nuovo, quindi grazie. Urabe, non mi serve, ma è nuovo, quindi grazie. Aoi, non mi serve, ma è nuovo, quindi grazie. Cesto, Misaki non mi è mai uscito in 2 anni di account, mi esce qua. Allora, visto che mancano gli ultimi 5. A me servirebbe un europeo. Mi servirebbe o Müller o Larsson. Verde. O Müller o Larsson. O Robson. Robson latente. Per ora non abbiamo iniziato la stragrande. Abbiamo iniziato con un thailandese e 4 giapponesi. Vediamo come prosegue la storia. Intanto vi ringrazio che l'ha per non aver dato doppioni. Müller. Ok. Ora, se mi dai Larsson, Urabe, logicamente un Urabe, un altro Urabe ci sta. Alberto, anche questo Alberto che ho cercato sul mio account per 10.000 volte, non si è mai voluto uscire, però va bene così. Ultimi tre, ultimi due. Soda rosso, potentissimo per una Jap, peccato che non gioco Jap. Mi dai Larsson, ti prego. Pascal. Vabbè, che dire, Pascal ottimo per le sue. Per le sue. Niente, ah no, questo è il Pascal Gino Killer, quindi è il Pascal che non mi serve a niente, quindi. Non ottimo. Però tutti nuovi, oh, nessun doppione. Nessun doppione. Nessun doppione, quella freccia arcobaleno ha fatto qualcosa. Quindi, nuovi di positivo c'è Müller, che quindi posso andare sulla Rainbow. Sulla Rainbow europea, quindi non male. Quella freccia arcobaleno mi poteva uscire qua sul Dream Festival, ma logicamente la fortuna ha detto di no. Purtroppo la fortuna non è sempre valsoia, e quindi go. Ok, sembra esserci un SSR. No. Ok. Cioè mi stavo cacando sotto. Stavo già per bestemmiare in 18 lingue diverse. Ma ok. A puttani mammata, com'è possibile? Com'è possibile? Com'è possibile quando tira Roberto i doppioni non devono uscire? Quando tira Roberto deve uscire un Dream Festival. Ma sto Margus mi ha fatto buttare 1000 Dream Ball per niente, non mi è uscito. C'è, boh. Ah. Ragazzi, ultima possibilità. Questa è l'ultima possibilità in assoluto. Lo so che non mi esce, ma ultima possibilità. Due palloni. Ti prego, Margus, 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 Margus. Chester. Tre. Margus! Ok, ora, Gentile Ogino, questa me la sto chiamando proprio grande, Gentile Ogino, Gentile Ogino, mi stai sentendo? Gentile Ogino, Ge vaffanculo a chi te è morto, strunzo bastardo, Madonna, Madonna! Avevo detto quello Dream Festival, no quello normale! Bucchino! Bucchino a salve! Quello Dream Festival, non quello normale! Che poi quello che già ho! Vabbè. Non fa niente. Non fa niente, non fa niente. Dai, ragazzi, era l'ultima che mi potevo permettere. Era l'ultima perché poi stavo per andare a dormire. Era l'ultima. Gesù, te gracias!
Gracias Jesus, gracias. Quindi la mia euro verde, il mio sogno, non è morto, assolutamente non è morto, ma continua. Continua nel mio corazon. Quindi epic pull, questo è stato un epic pull, soprattutto perché 4 SSR, nani, ma 4 SSR, epic pull, non lo so se me lo sto sognando, sto sotto vino, sto ubriaco, non lo so, but yes, io lo vedo Margus e c'è, fuck yes, posso continuare con, cioè senza posso continuare perché poi sembra che l'avrei buttato, posso continuare a sognare di avere una top squadra verde europea. Un po' un peccato per i vari doppioni, ma sì, epic sculo again, torniamo ragazzi, siamo tornati di nuovo in forma smagliante. Oh, Gesù, i miei capelli con l'epic sculo si sono scombinati. Vabbè, non che prima fossero sistemati, però yeah, yatta, whatsatsa. Ok, tralasciando il whatsatsa, sistematevi, capelli. Ok, quindi ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Nell'ultimo momento siamo riusciti a pullare Margus. Ora con quello che mi rimane della storia, che non mi rimane tanto, mi rimangono un 100 Dream Ball, forse 150, però c'ho ancora i vari eventi da fare nella storia, quindi 200 le riesco a fare tranquillissimo. Quindi andiamo di totalmente a conservare fino a un prossimo banner, che sia un banner World Cup o che sia un banner Dream Collection che ha o Brolin o Kals o basta. Quindi mi servono 4 giocatori per completare il mio team, 4 giocatori speciali. Questi 4 giocatori speciali sono Gino, Gentile, Brolin, Kals. Quindi sono 2 DF, 2 DC. Il resto, praticamente il resto mi servirebbe il Chester del il Chester Gacha. Quindi il Chester Gacha è quello che mi preoccupa di meno, perché in una maniera o nell'altra prima o poi si spera che ti esce, essendo Gacha, cazzo, prima o poi esce. Però quello che servono di essenziali ora sono 4. 4 si possono fare, perché per un account diciamo fresh, che quindi gioco da 5 giorni, per un account fresh e mi mancano solo 5 giocatori per riuscire a costruire una squadra che raggiunga il 930k, diciamo che secondo me sto più che bene. In realtà dovrei raggiungere anche oltre i 930k, perché i miei conti li ho fatti con in campo un Levin normale. Siccome ho il Levin 0,01, che poi in realtà statistica è più basso, vabbè, comunque dovrei raggiungere una squadra top con questi altri 4 giocatori che mi mancano, più il Chester del il Chester Gacha, che quindi è possibile trovare sempre anche dai ticket. Nel caso in cui esca Larson, anche schifo, non fa, anche perché mi serve per il bonus, quindi mi servirebbe anche Larson. Però sia Larson che Chester, essendo Gacha, prima o poi in una maniera o nell'altra, dei ticket o da qualcosa ci spero. Gli altri invece, essendo Dream Festival, Dream Collection, li devi puntare un pochino di più col mirino. Quindi ragazzi, ce l'abbiamo fatta, non ci credevo, ma ce l'abbiamo fatta. Epic culo, il video sarà partito pure come un briac, ma ce l'abbiamo fatta. E quindi contentissimo così. Vi ringrazio per aver seguito anche questo video. Spero, lo vedo laggante il video, lo vedo molto con scatti, ma non capisco se il mio cervello davvero va in ritardo. Quindi spero vi sia piaciuto. Ce l'ho fatto, ho perseverato fino all'ultimo, ma ce l'ho fatta. Logicamente tutto free, non l'avete visto, le Dreamable erano free, mi sono solo spaccato il culette a fare le Dreamable. Ce l'abbiamo fatta. Vi ringrazio per aver visto anche questo video e ragazzi, ci becchiamo domani con un altro video di cui non so di che cosa parlerò, ma di qualcosa parlerò.